Bandiere sociali. Quali sono le caratteristiche che rendono vincente una bandiera sociale? 5 sono gli elementi chiave che rendono una bandiera sociale veramente efficace. Il numero 1 è la scelta di un'immagine veramente unica, rara, d'impatto, spettacolare. Se vuoi avere un esempio concreto di immagini spettacolari, uniche e rare, vai su unsplash.com. È un sito che cura e raccoglie soltanto immagini veramente spettacolari. Cerca di stare alla lontana da tutte quelle immagini un po' artificiose, finte, tipicamente di agenzia, che si trovano con estrema facilità sulle librerie di immagini stock a pagamento disponibili online. Altra caratteristica decisiva dell'elemento 1 immagine è che l'immagine che scegliamo dovrebbe essere immediatamente riconoscibile. Troppo spesso, per inesperienza, per non aver sviluppato una sensibilità particolare con i nostri occhi nella selezione delle immagini, scegliamo delle foto che contengono moltissimi dettagli, soggetti ed elementi diversi. Un buon test, quindi, che puoi utilizzare per verificare se l'immagine che hai selezionato è immediatamente riconoscibile è di strizzare gli occhi, allontanarti un po' dallo schermo e vedere se riesci a riconoscere ancora quell'immagine istantaneamente e qual è il soggetto che rappresenta. Elemento numero 2. Un testo, una frase famosa, una citazione. Ciò che è importante è che questa frase famosa sia effettivamente in linea con i valori, gli ideali, i sogni, gli obiettivi che il tuo brand persegue. L'altra caratteristica del testo è che deve essere breve, di modo che possa essere letto istantaneamente da chi lo vede abbinato all'immagine che hai scelto. Lunghezza massima quindi consigliata 10-12 parole incluse le congiunzioni e gli articoli. Elemento numero 3, la leggibilità del tuo testo, perché un conto è trovare una bella frase, una citazione, un aforisma particolarmente efficace e rilevante per la tua nicchia di mercato, ma altra cosa è renderlo leggibile, soprattutto quando è in presenza di un'altra immagine. Per ovviare a questo ostacolo, la cosa migliore che puoi fare è di mantenere sempre un alto contrasto fra il testo e l'immagine che c'è dietro. Sfrutta quindi le parti scure dell'immagine per poter scrivere con testo bianco la tua frase. E nelle occasioni nelle quali l'immagine è soprattutto bianca e chiara, o utilizzi un testo nero o utilizzi una fascetta, un fondino, un rettangolo di sfondo scuro che dia la possibilità al tuo testo di venire fuori e di essere leggibile. Non dimenticare infine che per essere leggibile istantaneamente un testo deve essere formattato in maniera logica e quindi soprattutto le andate a capo nel tuo testo, nella tua frase, nella tua citazione dovranno essere fatte con accortezza e non dove capita accidentalmente. Elemento numero 4, la tua firma, perché una bandiera sociale porta con sé il messaggio dei tuoi valori, dei tuoi ideali, dei tuoi sogni, della tua etica. Ma se tu non ci metti la firma, è una bandiera che rimane valida, che rimane interessante, che rimane condivisibile, ma non la stai usando per lo scopo per il quale è nata, e cioè di far sapere agli altri perché fai quello che fai, quali sono i motivi, gli ideali, i sogni che sono dietro al tuo marchio. Numero 5, consistenza. Cerca di trovare un tuo stile particolare. Fai in modo che le tue bandiere sociali non siano tutte una diversa dall'altra, ma abbiano uno stile di impaginazione, un tipo di carattere, di font, di colori e una scelta di immagini coerente. Di modo che quando vedo una tua bandiera sociale, non solo la posso leggere e capire istantaneamente, ma posso riconoscere immediatamente lo stile del tuo brand. Thank you.